come play it straight. Roll it back, don't hesitate. When you go big time. Sì, siamo al castello di Bellinzona e stiamo per andare ad esplorarlo, quindi andiamo. Però forse ti fai male, Ethan. Eccolo che cade. Bravo! Non questo. Prima di... cos'è? Torno a casa? Sì, prima di torno a casa. Allora, io sto da un lato, Thomas da un altro. Passa nel mio lato, con la chitarra tipo a 45 gradi, mi becca pienamente con la paletta da chiave, mi becca così. Io rimango un attimo mezzo stordito, ma dico tranquillo, Tom, se non è successo niente, che cosa è successo? Affanculo, Tom. Non sai quanto sarà contento mio nonno di vederti cantare con questa, con la sua gatta. Avevi lo zaino? Com'è? Vabbè, andando per i non voglio andare a Disneyland. Sì, infatti tranquillo, scialla. No, devi ridirlo tutto, dove? Stiamo andando a Londra. Anche se fosse... Ma sta bene, sta... È l'ultimo giorno di Tour Bus. O meglio, stamattina, perché fra meno di un'ora dobbiamo stare via. Quindi stiamo recuperando tutto il necessario, o meglio tutto ciò che abbiamo lasciato qui fin dal primo giorno senza aver utilizzarlo nel corso di 3 settimane e mezzo. E quindi niente. Thomas è ancora a letto. E stamattina non gli si può parlare, ma probabilmente anche questo pomeriggio, perché stanotte invece di 8 ore ne ha dormite 7.55. Poi anche tu. Oggi tutto salutare vedo, So per Dick tanto. E io vado a prendere la carta al volo. Vai, vai a prendere la carta. Tu già pagato il corso. E vedi, Johan Domania. No, è un R quella, non solo perché non la sai dire, pensi con un'altra lettera. È Romania. Romania! Romania! Qui la festa! Se non mi sentite credibile ad una festa, basta che fate questo piccolo giochetto, guardate. Vedete? Un po' di acqua. Rumore. Geniale sta cosa. Ghiaccio. È un perfetto vodka lemon. E siete credibili ad una festa. Ah, ma questo... Allora, io... Questo è un chiaro esempio di come la musica si possa fare con tutto. Questa è una semplice sedia con un cuscino. Questi sono dei suoni, vedi? Con questi suoni si può fare un gruppo. Faccio anche questo. Questa maglietta bianca è la customizzata. Ci sta un brand che customizza questa. Un po' più da man base, no? Ok, tipo io prendo una maglietta bianca, la customizzo con il mio stile. Tanti ragazzi. La musica si può fare con tutto. Bello. Abbiamo del talco. Wow, sono spaziale. Ne parto io, zio. Vai. Anche sotto. L'esatto.
Yo! C'è nessuno. Yo, ci sono tutti. Au, oh, ha perso del... Vienna è l'unica città con un piazzo. Palle! Ti facciamo. Iniziamo anche altre cose, dai. Lo devi fare. Beer. E bentornati a Curiosità dal Mondo con Ethan. Allora, un anno fa siamo venuti qua. Abbiamo fatto dei concerti, interviste, solite cose. Damiano si è dimenticato dei pantaloni di una tuta a Bordeaux. Adesso abbiamo appena fatto altre interviste qua a distanza di un anno, Lollapalooza Festival. Sono arrivate le ragazze di Sony Music Svezia. Una busta, e dentro questa busta i pantaloni di Damiano, tuta Bordeaux che si è dimenticato un anno fa qua. Sono molto volumici, volumetrici. E bentornati a Curiosità dal Mondo con Ethan. Cazzo, è una bella curiosità. Allora, se lavori troppo poi devi riposarti. Cosa stai per fare? Il rasoio che mi sono portato è il bello di sempre, proprio il bello. Questo è il mio rasoio. Smoke on the Water, il famoso, la famosa canzone di Deep Purple. No, qui non ho bisogno, è successo nel 71, durante un concerto di Frank Zappa. Un tipo, uno spettatore, lanciò un razzo segnaletico, incendiò tutto il casinò e i Purple che stavano nell'hotel videro tutto questo fumo uscire dal casinò che andava verso il lago. Il bassista, Roger Glover, ebbe l'idea del nostro giro e quindi pensò di intitolare la canzone. Ma chi lo tengo? Tutto il fumo dell'incendio, del casinò, tutto il fumo andò verso l'acqua e Smoke on the Water si chiama per questo. Ma davvero? Perché Roger Glover, il bassista, ebbe questo sogno un paio di minuti dopo. Sbarazzani. E pensò al fatto di intitolare la canzone così per tutto il fumo che loro dall'hotel avevano visto andare dovuto all'incendio sopra tutto il lago Lemano. Ma chi può? Ma in teoria questa cosa ti dà 2.5 di alcol in più. Wow! Quindi? Scritto mio nome. Wow, qua c'è la nostra foto con dietro rappresentata la stella di Satana. No, scherzo. Curiosità su Istanbul in italiano, la
abitanti di Istanbul vengono definiti istanbulioti. Tu lavori con me. Cioè, come si Zeman. Ragazzi, uno, due, tre. Dai, primo quello. Yes. Yes. Bravo, però capito così a scattare. €130 al barbecue. Ok. Uno, due. Volevo un barbecue che ricordo. Eh no, non solo 130. 130, perfetto. Ciao. Guarda, devi esercitare la parola. Ok. Bravo Paolo. Wow. È intraprendente. Authentic green tea. Questo è autentico. Devi preparare il parco. Quindi. Vabbè. Oh, buono. Don't think about it. Andiamo, dobbiamo andare. Dai, adios. Activities on Alcatraz include ranger-led programs. Aspetta che stai impazzendo, non riesco a trovare il capitolo che voglio. Basta, ciao! Non c'è più educazione di una volta. Alla fine del concerto si avrà sbagliato o no? Problemi di quando sono in bagno. Abbiamo tutto, sì? A parte la testa. Quindi sì, sono andato in fissa con gli scacchi. Cioè mi piace proprio tanto. Cioè già mi piacevano quando ero piccolo. Adesso ci sto proprio andando in fissa. Spendo più tempo a scacchi che a bere alcol e a divertirmi. Perfetto. Io sto cercando le XXXS. Non ci sono.
che dici il colore? Lo prendo o no? Lo prendo? Io non, comunque sono sopravvato da ieri, non mi sono ancora preso. Il concerto di ieri è stato tosto, eh. Fondi insufficienti, non ho neanche soldi. Rifiutato, mi hanno rifiutato. Io adesso sto spedendo dei soldi a me stesso perché la carta non funziona. Stiamo facendo tantissimo per il concetto. Se io adesso non riesco a comprare queste mutande e queste calze, non suono. Vediamo che siamo molto in ritardo. Poi salta il concetto. Sono stato un po' raffreddato in questi giorni, ho un po' di febbre, quindi a un certo punto io stavo suonando alla data, mi ho preso una tachipirina, quindi sto un po' meglio. Stavo suonando, a un certo punto mi inizia a sgocciolarmi il naso, e a una delle canzoni più pesanti fisicamente, lì su un momento poi la gente stava sul palco, uno degli ultimi brani, c'è il casino, il pezzo è veloce, ci sono tante luci eccetera, a un certo punto ho fatto tipo così, mentre suonavo col naso, ho fatto un movimento strano e tipo uscire tutto il mocciolo. Allora ho fatto tipo così mentre suonavo, solo che si è sparso in tutti i capelli. E ti giuro, è stata una delle cose più schifose della mia vita. Una canzone di Topolino ha la batteria più bella della mia. Cioè, capisci? Io faccio i film peggiori. Una canzone di Topolino, l'ho scoperta ieri sera. Che è successa male? Qualcuno mi ha fatto questa domanda e è successo questo. Vai a criticare, vieni vicino. Non beccare poi la luce. Tu sei bravissimo. Sì, grazie. Lo sapevo. No, no, you are annoying. This is the best burrito I've ever eaten.